gli altri possano condividere la mia idea. Io sono figlio di artigiano, mi piacerebbe che rimanessi ancora artigianato, fa sapere. E veniamo a noi. Questa è una collezione, detto Gianfranco ha fatto un'introduzione eccezionale, lui è un fotografo, ci delizia molto spesso di fotografie, di immagini bellissime, e anche tutto quello che tecnicamente ha detto Francesco. Io posso dire poche cose, e cioè questa è una collezione molto particolare, sono 87 scatti. 87 scatti che sono arrivati a noi grazie a chi li ha fatti questi scatti, questo Paolo Amati, e poi chi ha conservato, ha avuto la capacità di conservare per tanti decenni queste fotografie. Noi adesso, vabbè, andiamo avanti, questi sono degli scatti fatti a cavallo degli anni 30, siamo circa 90 anni, e una data è certa perché su una fotografia c'è proprio la data, 1934, e significa che il periodo nel quale l'autore è andato con questi scatti è probabilmente questo, a cavallo degli anni 30. E chi è Paolo Amati? Io non l'ho conosciuto, ce ne parlerà sicuramente Carmen. È un signore che a Savelletri è stato costruito da lui e dai suoi ali. Largo Amati a Savelletri è suo. Savelletri, secondo me, è stata creata come territorio, come agglomerato di pescatori proprio da chi ci abitava, da chi aveva il titolo su quei terreni, su quel territorio. Ed era Paolo Amati e i suoi ali. E quel territorio che adesso si chiama Savelletri, ma che all'epoca si chiamava San Velletri. E forse anche questo bisognerebbe recuperarlo, chissà, per riprenderlo di nuovo. Le foto che vedremo, detto sono 87 scatti, sono state tutte recuperate in maniera egregia. Io ne ho esperienza perché Francesco Bagorda, con la sua capacità, col suo lavoro, con la sua visione, è stato colui che ha permesso di mettere su una mostra circa 15 anni fa, più di quasi 20 anni fa, più o meno, o no, forse meno, una decina di anni fa, quella Fasano conservata nel vetro, dove erano delle lastre di vetro alquanto rovinate, erano tutte della fine dell'Ottocento, e noi abbiamo tirato fuori una mostra importante all'epoca, e proprio grazie alla capacità di Francesco Bagorda sono state messe fuori delle fotografie su Fasano eccezionali. Come eccezionali sono queste foto che riguardano la Selva. Io dico tre cose, devo dire sostanzialmente, non mi dilungherò moltissimo. Sull'autore io non conosco nulla, però mi sono fatto vedere. Quando sono stato chiamato per vedere queste fotografie, sono rimasto meravigliato, perché tutte le fotografie erano fotografie del territorio, non erano fotografie di un gruppo di persone davanti ad una casa, no, riguardavano tutto il territorio. Un territorio bellissimo che può sembrare agli occhi di chi ha visto la molti lavoravano come mezzani altrove, ma avevano il loro posto per poter coltivare qualcosa di loro. E questo che noi riusciremo a vedere, lo vedremo, ha questo significato, oltre la bellezza di alcune immagini del nostro territorio. Adesso vediamo soltanto la Vernisina, che è quella che vediamo lì, è la Vernisina. Vedremo dei pezzi del territorio bellissimi, veramente privi di quelle, io non dico, del processo evolutivo. Ci sono dei gruppi di trulli spettacolari. Noi abbiamo, diciamo, rovinato un po' il territorio perché ci abbiamo costruito, era giusto che si costruisse, però avremmo dovuto vincolarlo questo territorio, vincolarlo per costruire ancora i trulli. Vedremo dei gruppi di trulli spettacolari, sono tutti sulla Selva, tutte le costruzioni erano a trulli, tutte le costruzioni che venivano tutti a trulli. Due cose, come è arrivata questa collezione a noi? Io ringrazio te, ma ringrazio attraverso te, i tuoi familiari, mamma, papà, la nonna, il nonno, cioè tutte queste persone che non hanno pensato
di metterlo da parte questo album. Tra l'altro l'album era bellissimo. È bellissimo. E voglio dire, proprio adatto per conservare quelle foto. Ma hanno conservato. Francesco ha fatto un riferimento, ha detto che bisogna stampare le fotografie. E vi dico una cosa un po' familiare. Io quando è nata mia nipote gli avevo fatto un album. E poi è nato un nipotino e lo avevo trascurato. Un giorno lui è andato dove tengo le fotografie e ha messo il nome della sorella, un album che era solo della sorella. Il mio album non c'è. Mi sono sentito in colpa. Credete, mi sono sentito in colpa. C'è una donna alla ricerca dei vari telefoni, della nonna, del cognino, degli zii, e gli ho costruito un album, ma non per i primi anni della sua vita, perché diventato grande potrà conservarle. Non sempre noi riusciamo a conservare quello che scattiamo. Francesco l'ha detto, nel tempo ci sarà bisogno che il computer venga risistemato, rivisto. Una fotografia cartacea, l'abbiamo visto, queste due fotografie cartacee sono state conservate e sono state restaurate. Noi abbiamo avuto un restauro di carte diciamo fatte, stampate centinaia di anni fa. Sono come se fossero venute fuori dalla tipografia, come se fosse ieri, delle stampe a colori. Mia madre, che mi parlava molto di questa figura del padre che sostanzialmente aveva donato i suoi beni, una parte dei suoi beni a Savelletri per creare questo piccolo villaggio di pescatori. E mi ha fatto piacere poi leggere questa storia, che quanto mi diceva mia madre è stato riprodotto, cioè era scritto in un libro di storia, Puglia d'Oro del 1936, di cui ho portato una copia qui, e in cui si racconta di questo uomo che sostanzialmente si sacrifica a sollievo degli uomini, così viene descritto qui, e quindi dona una parte delle sue proprietà per far crescere questo piccolo villaggio di pescatori, crea addirittura una scuola popolare. Io ho trovato addirittura queste foto, che adesso sto cercando di riordinare, di questa persona, di questa scuola popolare che lui aveva creato, perché lui credeva molto nell'educazione e quindi sostanzialmente cercava di far crescere la collettività. Quello che ho fatto io è ben poca cosa rispetto a quello che ha fatto lui. Io ho sentito il dovere di mettere a disposizione della collettività di Fasano, della collettività della selva di Fasano, queste foto che riguardano proprio questo paesaggio. E una parte di queste foto sicuramente sono state scattate da lui, altre sono successive, però voglio dire, il principio che mi ha ispirato è stato proprio quello che diceva Francesco Bagorda, cioè questo di rendere pubblico alla collettività questo patrimonio e la nostra storia. La nostra storia va recuperata. Questo esempio di persone che sostanzialmente donano una parte del loro patrimonio per far crescere la collettività è un esempio che va in controtendenza, dicevo poc'anzi, con quello che avviene oggi, in cui ognuno cerca di rinchiudersi nei propri confini e difendere i propri confini. Bene, noi vediamo una persona che gratuitamente ha fatto crescere una collettività. Oggi Savelletri è diventato un polo turistico, diciamo, a livello nazionale. E quindi sicuramente questo impulso iniziale lo si deve proprio a Paolo Amati, che ha dato questa impronta. E mi è piaciuto che un suo amico, è stato pubblicato anche un libro di un medico di Fasano, dottor Giovanni Narracci, recentemente scomparso, pubblica diciamo una poesia, un elogio funebre che gli fa un suo amico, un illustre cittadino fasanese, Achille Monopoli, dicendo proprio questa frase, che si è sacrificato a sollievo degli uomini, e questo è il senso dell'esperienza di questa persona. Quello che dice la sinistra è spettacolare, è identico, se lo guardiamo di per sé ce n'è anche un'altra immagine.
si vede anche la chiesa. La chiesa è stata costruita nel 1908 da Don Sante Perno e si vede che ha la facciata rossa e non bianca come quella attuale. Non si è capito perché dopo 70 anni è stato cambiato il colore della chiesa. Ci sono tutti trulli, sono solo trulli. Sempre, ecco, questo è il cocolicchio visto ancora da più dalla sinistra. E questa immagine, guardate, cocolicchio è perfettamente identica, qui forse è dalla zona Milano, esatto. E si vede cocolicchio così come si vedeva nel 1748. Praticamente il cielo di cocolicchio è rimasto inalterato, identico, forse non ci sono state costruzioni. Lo stesso, non lo so. Questo è particolare, guardate questo, sempre cocolicchio con la chiesa che svetta e con il colore rosso, che non si vede che è rosso, però noi sappiamo che era rosso, che è il colore di quella chiesa, è uno spettacolo. E quindi non si riesce a capire la zona dove è, però siamo sempre nella zona del canale, per esempio. E i trulli sono meravigliosi. La so terminare, questo potrebbe essere stato scattato proprio dalla zona da Iuppetti, cioè il paretone, dovrebbe essere la zona del paretone, dove ci abito io, presumo, perché è da quella zona lì che si vede, il paretone. Che spettacolo del Minareto, è anche una foto meravigliosa, è una foto tecnicamente già grande, eh? Sì, però devo dire la visione che si studiata non è un istantaneo. Cioè, noi oggi con il digitale siamo abituati a fare migliaia di fotografie. Per calcolo della probabilità 10 su 1000 devono venire bene, insomma, quindi abbiamo delle foto. Invece in passato, quando la lastra fotografica o anche la stessa pellicola consentiva un numero di scatti limitatissimi, chi faceva la fotografia non si poteva permettere il lusso di sbagliare la fotografia, quindi una immagine veniva studiata e queste immagini probabilmente ci sono giorni se non settimane di studio dietro per trovare il momento adatto che rendesse l'idea, perché è illuminato, c'è l'illuminazione che consente di vedere i particolari, eccetera. Sono delle cose che oggi noi non ci facciamo caso, perché prendiamo il telefonino, scattiamo, andiamo avanti, una verrà bene, insomma ne facciamo tantissime, sicuramente per come calcolo le probabilità qualcuna verrà bene. Questa invece è meravigliosa, guardate, un minareto diverso da come lo vediamo noi e con le famose cupole che c'erano laterali, così, eccetera. E quindi, sì, infatti sono anche il cancello d'ingresso, le colonne del cancello d'ingresso che sono state asportate, eccetera. Quindi ci consentono di avere una visione di come questo monumento, questa villa, questa dimora storica era negli anni 20, giovanissima, 1912 l'inaugurazione, quindi siamo qui massimo una ventina d'anni dopo la realizzazione del minareto. E questa qui sempre il minareto, dall'altra parte potete ammirare ancora meglio le cupolette che c'erano sulle torrette. E l'impianto è quello, l'impianto chiaramente è quello, però tutti i particolari sono ben visibili. Ecco, questa è una di quelle domande che ci facevamo prima. Com'era? Com'è oggi? Perché? Ancora una meravigliosa immagine, questa credo che sia dalla zona di Castelluccio che guarda verso il canale, e quindi verso Putignano, Gorobello, e vedete come i terrazzamenti sono molto più visibili di come non lo siano oggi, proprio per il fatto che si diceva prima, oggi la natura si sta rimpossessando di quei luoghi, allora quei luoghi erano preziosi perché si seminava il grano, cioè era un'economia di sostentamento, le famiglie non soffrivano la fame, o era abbastanza limitata, non si moriva di fame perché ognuno aveva il suo piccolo appezzamento, dove seminava il grano e faceva la farina, piantava gli alberi di fico e faceva i fichi secchi per l'inverno, piantava i legumi, le fave che servivano per l'inverno, cioè c'era magari la vigna che serviva per fare il vino, quindi un'economia di sostentamento dove ognuno aveva il suo piccolo potere, il suo piccolo appezzamento che serviva per le esigenze della famiglia, non si moriva di fame, si lavorava tanto, però era finalizzato proprio a mantenere la famiglia.
Giusto per concludere, diciamo che l'impegno nella proserva della Società di Storia Patria è quello di rendere in qualche modo fruibile queste immagini. Studieremo il modo, le utilizzeremo per pubblicizzare le nostre iniziative, per fare il calendarietto della proserva. Molto probabilmente faremo un ebook, forse riusciremo a fare anche un libro che ci racconti, oltre alle immagini, anche le tante cose che abbiamo detto in questa circostanza, che ci aiuteranno sicuramente a leggere il territorio e a fare quell'opera di discernimento che è necessario perché questo territorio possiamo in qualche modo conservarlo a chi verrà dopo di noi in maniera dignitosa. Grazie e buona serata.